essere principessa per sempre. Avanti. È permesso, Sua Altezza? Prego. La sua colazione è pronta. Grazie. Ha fatto i compiti, milady? Certo. Quali sono gli impegni del giorno? A sua signoria spetta una giornata molto faticosa. Tanto per incominciare, deve finire di fare colazione. Dopodiché si deve lavare, si deve vestire. Già mi sento stanca. Deve andare a scuola e fare bella figura. E nel pomeriggio svolgere i compiti. Perché è così dura la vita da principessa? È durissima. Ma di principesse belle come lei c'è solo Vostra Grazia. Martina de Saint-Michel. Ah, dimenticavo. Deve prepararsi lo zaino. Già fatto. Ieri mi sono anticipato un po' di lavoro. Dice davvero? Allora abbiamo 5 minuti in più. Per fare cosa? Nonno! Vada piano, Sua Altezza. Si farà male. Questa è la volta buona. Non si preoccupi, vedrà che prima o poi la trottola sarà sua. Indovina chi è? Luca, non sono in vena. Che ti prende, sorellina? Niente. Sei triste per il nonno? Ma che, è per la trottola. Martina, abbiamo già parlato dell'argomento. Della trottola? Del nonno. Martina, comincia ad essere grande ormai. E il nonno mica può farti da maggiordomo per sempre. E invece sì. E come farai a farglielo fare? Tu sei una bambina intelligente. Come fai a dire una cosa del genere? Ma guarda che è vero. Ok. Allora, dato che hai questi superpoteri, voglio chiederti un favore. Domani fammi trovare un posto di lavoro, eh? Magari anche a tempo indeterminato. Oppure fammi fidanzare come Gun Fox. Fammi vincere qualcosina al Super Enalotto. E dato che ci sei, fai risuscitare anche mamma e papà. Se qualche dio ti ascolta, perché non ti fa prendere quella maledetta trottola? Prima o poi, dice sempre il nonno. Senti, mi dispiace, ok? È solo che le cose non sono semplici come credi tu. Ti dico di sì. E io ti dico di no. E io ti dico di sì. E va a letto che è tardi. Fammi essere principessa per sempre. Allora, oggi parleremo di una nuova religione. Ma prima di andare avanti, c'è qualcuno di voi che vuole riassumere quello che abbiamo detto a proposito delle religioni monoteiste? Non c'è nessun altro? Va bene, Martina, dimmi pure. Ma a me... Allora si scema pro. Ti sono detto ci forpa e tu ammi la basta. Cioè, non faccio nulla. A voi non faccio nulla, perché è stata a ven. A me rompo un cazzo. Allora.
Luca, sei tu. Pensavo fosse Martina. Oh, sapevo che ti avrei trovato qui. Che stai facendo? Inganno il tempo. Ma tu devi andare, è quasi luna. È certo. E cosa devo fare a luna? Come che devi fare? Devi andare a prendere Martina. Peccato che oggi Martina è al rientro ed esce alle 6. Rientro? Ma perché? Che giorno è oggi? Paolo, e c'è la longhe! Arrivo! E c'è Cox. Lui è mio nipote Luca. Piacere. Ciao. Oh, cosa intelligente. Mica è scemo come voi. Si è laureato con 110 e lode al Politecnico di Torino. Se qualcuno di voi conosce qualcuno che possa fargli fare qualcosina, eh? Che sai fare? Sono ingegnere informatico. Vuoi fare gaffo? Se voglio lavorare fuori, all'estero. C'è centro, mo, l'estero. L'estero. Fuori, inteso come campagna, non come fuori. Ti ha chiesto se vuoi lavorare in campagna. Vabbè, vabbè, ha capito. Ci vediamo. Luca, aspetta un momento. Non si dice nulla a Martina di tutto questo. E soprattutto, non ce la portare qua. Mi hai capito? Arrivederci. E guarda che se non la smetti con la sedia ti butto giù dalle scale. E tu ti arrivederci, mi sono scemo. Ehi, a quel bocca di là, Continua a suscitare clamore la notizia arrivata dal CERN di Ginevra che annuncia la scoperta del bosone di Higgs. La chiamano particella di Dio, ma ne prova la sua esistenza? Ieri abbiamo avuto ospite il Cardinal Cipriano. Oggi è con noi in studio il professor Panetta, ordinario di filosofia teoretica dell'Università La Sapienza di Roma. Professore, lei crede in Dio? Il problema non è se credere o non credere, ma in che cosa credere. Se è meglio credere in un Dio che potrebbe aver fatto il mondo giocando a dadi, o non credere in Dio. Io credo nell'ateismo. Avanti. Ho detto avanti. Vedrai che andrà tutto bene.
In fondo ce lo meritiamo, Ete. Insieme faremo tante cose. Ci divertiremo, lo sai? Che ne dici? Hai capito? Brava Martina. Che ne sarà del suo popolo se lei non parlerà più? La gente soffrirà. Non ci saranno più le messi. Tutto il regno sarà perduto. Luca, ma tu mi vuoi bene? Se te ne voglio. Te ne voglio tantissimo, principessa.